siamo con Franz Pinotti, post partita della finale. Franz, siete stati in partita bene, avete giocato una grande partita per tre quarti, poi c'è stato un calo nell'ultimo quarto. Secondo te cosa è dovuto? Allora, intanto iniziamo a dire che siamo stati in vantaggio per 28 minuti. Ieri protestava questa Masnaga perché ha perso, che era stato in vantaggio. La pallacanestro è questa, chi vince alla fine merita, e secondo me Castelnuovo ha meritato di vincere. Ora, sicuramente noi eravamo molto stanchi perché abbiamo fatto tre partite, una più dura dell'altra, con Spezia perché l'abbiamo presa un po' così, loro sono state bravissime, ci hanno messo sotto e l'abbiamo vinta alla fine. Ieri dopo un tempo supplementare, se pensi che noi abbiamo Maddi, l'altro playmaker, che è a casa ed è un mese che ferma, adesso sta recuperando, ormai rientrerà, ma intanto qua ci avrebbe fatto comodo. Perché? Perché Tai Madonna, Tayara ha giocato 40 la prima, 45 ieri che abbiamo giocato supplementare e 38 oggi. Gli ho detto, cazzo, esce almeno un minuto o due perché sennò non ce la facciamo più. Dopodiché, poi Castelnuovo la prima è stata una cellula turistica. Dopodiché abbiamo lasciato lì dei tiri liberi, è vero, però loro hanno tirato 28 tiri liberi, cioè noi sia nel primo che nel secondo che nel terzo quarto avevamo il bonus a sfavore, cioè contro di noi al quinto minuto di gioco. Falli ci sono o non ci sono, non lo so, fatto sta che questo condiziona la partita, così come i tre falli di Richel nel primo quarto condizionano la partita. Sicuramente Scrivi ha messo in piedi una squadra, sicuramente spenderà il doppio di noi, lo vediamo, l'abbiamo visto anche in questi giorni, no? Qui è un altro livello sotto questo punto di vista, di struttura, vogliono andare in A1, vogliono vincere la Coppa Italia, vogliono vincere il campionato, hanno 10 giocatrici che potrebbero fare due squadre e fare il primo e il secondo. Per me è importantissimo intanto ringraziare le mie ragazze, perché abbiamo fatto una tre giorni meravigliosa, siamo stati in partita con chiunque, non siamo stati sotto a nessuno, neanche a Castelnuovo, secondo me siamo pari, sono battibili, oggi abbiamo capito, già lo sapevamo, ma oggi siamo sicuri che possiamo batterle. Dobbiamo tornare in campionato dove noi siamo primi con una sconfitta e loro secondi con due sconfitte, e ragazzi, io spero tanto alla Coppa Italia loro e il campionato a noi. Anche perché guardando lo scarto finale, meno 7, e citando solo il 5 su 16 liberi e il 4 su 23 da 3, insomma, in un eventuale playoff, migliorando un po' questi numeri. Questo sicuramente, anche perché grazie a Dio non si gioca tutti i giorni, abbiamo più tempo per riposare, quindi possiamo rifiatare. Ma poi, come dico, soprattutto questa cosa dei tiri liberi, la stanchezza ha inciso tanto, no? È difficile giocare tre partite sempre a un livello altissimo. Dai, dopodiché, più alla stanchezza, questi sette punti, che i punti finali sono falsi perché hanno perso di due, no? Poi a furia di farlo sistematico, 2-0, 2-0, 2-0, guadagni 6 punti in un amen. Ci sta. Noi volevamo vincere, ci abbiamo provato, quindi perdere di 2 o di 7 è uguale, però ci abbiamo provato, come le grandi squadre, poi non ce la facevamo più. Il punto finale è stato quando Madonna ha fatto quel tiro da tre finale, se entra siamo lì a meno 2 e esce 5, fa lo sistematico, meno 7. Però secondo me io sono molto contento, abbiamo giocato una grande Coppa Italia, siamo stati bene e abbiamo cementato il gruppo. Ci tengo anche a dire, e lo dico dall'inizio dell'anno, che io, dire, voglio che si giochi a pallacanestro con tutte le ragazze, che ognuna si senta. Anche oggi l'ha dimostrato. Sì, io credo che abbiamo giocato una bella pallacanestro. No, ma non è da tutti mettere in campo Fiamme e poi, guarda, ricavarne anche un buon contributo. Abbiamo, no? Giocato in 9, anche lei sta migliorando tanto, e conto veramente poi di ottenere dei buoni risultati in campionato, anche prendendo spunto da questa esperienza. Grazie mille.